Ciao Bianca, qui siamo in un'altra stanza importantissima del nostro museo, con un pezzo importantissimo della nostra storia. Questo è il tecnigrafo dove l'ingegner Fabio Taglioni ha progettato più di 1000 moto, concetti, progetti che hanno fatto la storia della Ducati. L'ingegner Taglioni è stato il papà, se vogliamo, del desmo, del bicilindrico, del telaio traliccio, cose che ancora oggi noi ci portiamo dietro. Ma cosa ci fa una pallina da tennis su una moto da corsa? È una bella domanda, guarda, questa qui, a parte essere una delle moto che io preferisco, alle quali sono più affezionato di tutto il museo, perché è la moto di Mike Elwood. Con questa moto Mike Elwood, dopo aver vinto 9 titoli mondiali, tornò alle corse, partecipando al Tourist Trophy e vincendolo proprio in sella a una Ducati. Questa è la sua moto, una particolarità di questa moto è proprio questa pallina da tennis, dove lui teneva questa spugnetta e la usava per togliere i moscerini dalla visiera del casco. È incredibile, ma anche questo fa parte della storia della Ducati ed è nel nostro museo. Finalmente l'onore di salire su una moto. Finalmente in sella, esatto. Sei nella moto più attuale di tutto il nostro museo, nella sala della MotoGP, dove dal 2003 fino al 2011 ci sono tutte le moto che hanno partecipato alla MotoGP. Manca solo la moto di Valentino, l'aspettiamo per fine 2011 e poi la storia è completa. Ma non sarà mai completa, perché non ci sarà mai fine.